Ma lo sapevate che facevo il video su questo fumetto? Dai, non poteva mancare sul canale. Sigla! Ragazzi, bentornati sul Mondo Virtuale Official Channel, sono Maga. Oggi nuovo Maga consiglio sui fumetti, su un fumetto molto discusso e chiacchierato, ma voi dovete condividere, mi piacere e commentare più non posso prima di tutto. Oggi abbiamo Batman il lungo Halloween, incubi, seguito di Vittoria Oscura, perché per chi non lo sa, Jeff Loeb e Tim Sale sono due tra gli artisti più bravi e influenti del mondo dei comics americani, hanno sfornato capolavori su capolavori. E vi cito solo il lungo Halloween, appunto, Vittoria Oscura, Vacanze Romane, per la Marvel, Daredevil Giallo, Hulk Grigio, eccetera, eccetera, eccetera. Qua abbiamo un seguito della storia, diciamo, di una delle storie più importanti del mondo del Cavaliere Oscuro. Trovata commerciale? Probabilmente sì, perché quando si vanno a ripescare, dopo così tanti anni, delle storie storiche, se si fa anche per vendere qualche copia in più e per far ritornare agli appassionati anche di vecchia data la voglia di leggere comics. Il risultato com'è? Allora, vi dico subito che a me è piaciuto, però ho delle cose da dire e anche delle riflessioni da fare. La prima è: serviva. Questo mi ha fatto un po' pensare, serviva questo seguito? Era talmente bello Vittoria Oscura, era finito così eccetera, però obiettivamente il fumetto aveva ancora qualcosa da dire e la moglie stessa di Harvey Dent aveva ancora qualcosa da dimostrare, che non lo fa neanche in questo volume per quello, però insomma è, diciamo, è l'incipit per fare un po' tutto e ritornare a leggere questo Batman con anche il rapporto molto embrionale all'inizio con Robin, lo tiene ancora molto distaccato, e rivedere i disegni di Tim Sale, io lo amo, cioè per me è uno dei più bravi disegnatori in assoluto, ha un tratto semplice, bellissimo, che non invecchia mai, quindi dal punto di vista artistico io qualsiasi cosa fa Tim Sale la prendo, poi prendo anche qualsiasi cosa che scrive Jeff Loeb, quindi ero partito veramente gasatissimo. E tutto sommato la storia mi è piaciuta, per quanto banale su certi aspetti. Allora, il nemico principale è l'uomo calendario. Capirete che non è un nemico di serie A. Però lui deve un po' riscattarsi dal discorso che Holiday, questo nemico che uccideva nei volumi precedenti, non mi dico altro per non fare mega spoiler, però leggeteli, c'è lungo Halloween, Vittoria Oscura, dovete leggerli. Lui vuole ritornare sulla cresta dell'onda e diventare, essere ricordato, diventare lui il nemico con le date, il nemico che uccide solo nelle festività o comunque che commette dei crimini nelle festività e prende anche un po' di adepti, insomma, è lui che dà filo da torcere a Batman. Dentro la storia c'è anche Due Facce con sua moglie che la rincontra e riniziano ad avere comunque questo rapporto un po' particolare. C'è anche Solomon Grundy, eccetera. Quello che mi piace è che la storia finisce, ma non è finita, perché c'è un per ora che secondo me è essenziale per andare avanti, perché quello che dovevano dirci e non ci hanno ancora detto nei volumi precedenti, quindi Lungo Halloween e Vittoria Oscura, non ce l'hanno detto neanche in questo Incubi, quindi per forza secondo me ci sarà un seguito. E hanno un po' provato a sondare il terreno per capire se la gente avrebbe o no apprezzato o comprato questo volume. Il costo è abbastanza contenuto, secondo me è stupido per chi ha amato il lungo Halloween e Vittoria Oscura non prenderlo, quindi magari anche proprio una roba super commerciale sì, può anche essere, perché quando si vanno a toccare appunto queste storie è sempre difficile anche trovare lo stesso fascino e la stessa alchimia del tempo, però tutto sommato la storia si fa leggere, non è lunghissima, è veramente corta, però a me non è dispiaciuta. I disegni, l'ho detto prima, sono belli, anche si va a intravedere per la prima volta Barbara come Batgirl, si va a conoscere un po' il rapporto, o meglio si va a approfondire il rapporto con Robin di Batman, e tutto sommato per me è promosso. Sono curioso di sapere la vostra, perché so che alcuni di voi non l'hanno apprezzato, ho letto un po' di commenti in giro anche di chi aveva letto la versione americana, però io non mi sento di non consigliarlo per i motivi che vi ho detto precedentemente. Voi fatemi sapere sotto, è un volume veramente corto, quindi c'è poco da dire, però
Io sono curioso di sapere la vostra. Se lasciate un bel commento, commentate se l'avete letto, se non l'avete letto, se vi erano piaciute le storie di Lungo Halloween di Vittorio Oscura e se siete contenti che ripeschino dal passato storie del genere e le riportino un po' in auge, insomma. Io per oggi ho finito. Sotto trovate tutto nella descrizione del filmato per seguire il Mondo Virtuale Official Channel, per seguire me e Darwin in tutti i social. Postiamo tanta roba in giro, quindi seguiteci, mi raccomando, perché è importante, così sapete quando escono i video, quando ci sono gli eventi, quando ci spostiamo, quando arrivano novità e tutto il resto. Sotto c'è anche il link al sito internet per acquistare il fumetto da noi attivamente, quindi per supportarci in tutto e per tutto. Da Mago per oggi è tutto, hashtag io sono virtuale, leggete i fumetti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!